Ho conosciuto un bambino che era sette bambini. Abitava a Roma, si chiamava Paolo e suo padre era un tranviere. Però abitava anche a Parigi, si chiamava Jeanne e suo padre lavorava in una fabbrica di automobili. Però abitava anche a Berlino e lassù si chiamava Carte e suo padre era un professore di violoncello. Però abitava anche a Mosca. Si chiamava Yuri, come Gagarin, e suo padre faceva il muratore e studiava matematica. Però abitava anche a Nuova York, si chiamava Jimmy, e suo padre aveva un distributore di benzina. Quanti ne ho detti? Cinque. Ne mancano due. Uno si chiamava Shu, viveva a Shanghai, e suo padre era un pescatore. L'ultimo si chiamava Pablo, viveva a Buenos Aires, e suo padre faceva l'imbianchino. Paolo, Gian, Carte, Yuri, Jimmy, Ciu e Pablo erano sette, ma erano sempre lo stesso bambino, che aveva otto anni. Sapeva già leggere e scrivere e andava in bicicletta senza appoggiare le mani sul manubrio. Paolo era bruno, Gian era biondo e Carte castano, ma erano lo stesso bambino. Yuri aveva la pelle bianca, Ciu la pelle gialla, ma erano sempre lo stesso bambino. Pablo andava al cinema in spagnolo. E Jimmy in inglese, ma erano lo stesso bambino e ridevano nella stessa lingua. Ora sono cresciuti tutti e sette e non potranno più farsi la guerra, perché tutti e sette sono un solo uomo.